Si è chiusa con l'incontro pubblico talk show Le Fondazioni della Versilia, condotto da Giacomo Lucarini, con accanto il sempre presente direttore artistico Claudio Romani, Estate Insieme 2011, che per ben due settimane ha animato via Cavallotti con grande varietà di argomenti, ospiti e momenti di intrattenimento. La kermesse, voluta dalla misericordia di Viareggio, ha celebrato il proprio epilogo con progetti e numeri snocciolati dal presidente della Fondazione Carnevale, Alessandro Santini, dal direttore generale della Fondazione Festival Puccini, Franco Moretti, e dal presidente della Fondazione Festival La Versiliana, Manrico Nicolai. Stagione positiva per le tre realtà culturali, con il successo del Carnevale fuori stagione, con i numeri da record di Festival e Caffè della Versiliana e con l'inossidabile Pucciniano, che si è chiuso con il segno più nonostante la difficoltà di reperire fondi da Roma. Non sono mancate sorprese e riflessioni profonde. Nicolai ha infatti lanciato una proposta per garantire futuro ai tre enti culturali. Bisogna immediatamente mettersi ad un tavolo insieme, ha detto, superando le divergenze politiche, è questione di sopravvivenza. Le basi per questa sinergia sono state gettate e la proposta è piaciuta sia a Fondazione Carnevale che alla dirigenza del Pucciniano. E nel finale, com'è nelle sue corde, il presidente della Misericordia Via Regina, Roberto Monciatti, ha sorpreso tutti, dando l'appuntamento sulla scia del successo della kermesse ad autunno insieme. Perché stiamo già mettendo in cantiere le attività dell'autunno prossimo.